Secondo noi l'autonomia si manifesta nella capacità di essere prima di tutto se stessi, nella capacità di rapportarsi alle figure adulte, nell'individuale saper utilizzare il proprio metodo di studio e di apprendimento, pianificando in maniera efficace il proprio tempo. Per concludere, vorremmo farvi vedere questo breve filmato che abbiamo recuperato. Roba nostra, ha una formazione fatta dal professor Stella che però secondo noi è abbastanza esplicativo un po' di quello che è importante tenere presente. Ora, quelli che so che hanno ottenuto quasi tutto esaurito,
e sta andando veramente con grande successo a Carpi. Prego Graziella e grazie del tuo intervento, grazie. Pronto, sì. Grazie a te dell'invito, anche il Comune di Formigine di questa occasione. Devo ringraziare a te per un altro motivo, oltre a quello di avermi invitato, perché nel luglio del 2013 sì, è stata l'unica socia di una sezione che per 5 anni era morta a presentarsi a una riunione. Le premesse sono state queste, da lì abbiamo aperto la sezione di Modena dell'Associazione Italiana di Dislessia, quindi ha un annetto e qualche mese, ovviamente era luglio. Faccio una premessa, scusami, non ti voglio togliere la scena, però qua c'è un'altra persona in sala che udirà quello che sto dicendo, perché lui si nasconde sempre, che mentre Adele veniva, lui era al mare, ma mi ha telefonato e mi ha detto: sono William di Carpi, io non ci posso essere, però finalmente c'è qualcuno. E poi mi ha detto un sacco di cose che avrebbe voluto fare. Questo per dirvi che noi abbiamo cominciato un anno fa, perché praticamente a luglio voleva dire non avere cominciato, era veramente solo la sfida di dire oggi ci troviamo e a settembre comincia la scuola. Abbiamo realmente poi fatto le attività per settembre. Quindi la sezione ha solo un anno di vita, però in questo anno di vita abbiamo mosso tante cose, abbiamo scavato tante cose, abbiamo sollevato tante pentole, però la cosa più importante che spero oggi di trasmettervi è che alla fine la soluzione è solo ed esclusivamente nella rete. Non esiste una soluzione quando parliamo di dislessia, ma penso anche quando parliamo di altre cose, che è qualcosa che va sulla promozione sociale, che va sul benessere, che va sull'aspetto psicofisico, che va sulla cultura, che va sui risvolti sociali, non può essere fatta singolarmente, deve essere fatta da una comunità. Qualunque essa sia, questa comunità la deve fare insieme. Quindi tutto quello che vediamo oggi è frutto in realtà non di un'opera di AID, ma AID è solo qua, è un coordinatore, uno stimolatore, un facilitatore, chiamatelo come volete, e cerca di mettere insieme in ciascun territorio le valenze, che è quello che è stato fatto qua oggi. Cioè quello che oggi Adele ha fatto, secondo me, è molto importante, è che ha preso un territorio che ha delle persone competenti e le ha messe insieme a dialogare tra di loro, e da qua bisogna partire, da partire da Formigine nello stesso modo come negli altri territori della provincia. Come vi dicevo, io sono delegato per la sezione di Modena e la mia prima slide parte proprio con questa frase. Io, un altro passo indietro, siccome ero ultima di tante relazioni che avrebbero operato persone psicologiche, psicoterapeute, quindi persone competenti, ho capito che loro qui avrebbero parlato di un sacco di cose, e quindi mi sono posta il problema di che cosa vi dovevo parlare io per non annoiarvi. Spero di averci preso, perché sarà una cosa un po' diversa, però diverso è lo stile dei nostri ragazzi. I nostri ragazzi odiano la lezione frontale, hanno bisogno di movimento, quindi anche la mia presentazione non è frontale. Partiamo da qua. Noi siamo quello che facciamo sempre. L'eccellenza non è un atto, ma un'attitudine. Quindi questo è il messaggio con cui partiamo. L'eccellenza nasce da noi, nasce dal fatto che tutti quanti noi, per questione culturale, ci approcciamo e cerchiamo di capire cosa stiamo facendo e facciamo qualcosa. La prima cosa però che dobbiamo fare, e io vi allargo subito l'orizzonte, non vi parlo di dislessia, e quindi voi direte: ma come? L'Associazione Italiana di Dislessia non parla di dislessia, no. Io vi parlo di un altro problema, che è il problema dell'abbandono scolastico dei nostri ragazzi, dove noi siamo dentro a questo problema. E allora, se noi allarghiamo un po' l'orizzonte, scopriremo che le soluzioni non sono le soluzioni della dislessia, sono le soluzioni che questa scuola e questa comunità devono fare, ma non per i ragazzi dislessici, ma per tutti i ragazzi che sono dentro al sistema scolastico. Quindi la prima data di fatto è questo. Noi abbiamo ancora molti ragazzi che fanno fatica a arrivare al diploma. Ne abbiamo pochissimi che riescono a raggiungere la meta dell'università, e ahimè, andiamo proprio avanti.
Se ci guardiamo in Europa, siamo veramente pessimi. Noi abbiamo un abbandono scolastico del 17%. Andiamo ancora avanti? Perché è pessimo? Non lo so, sicuramente dobbiamo porci le domande. I problemi sono nel soggetto che si disperde, quindi c'è qualcosa legato sicuramente al ragazzo. Ma l'altro problema è che probabilmente il nostro sistema forse produce anche la dispersione scolastica. Una cosa però la dobbiamo dire, che questo deve essere per noi un indice di misura, cioè noi ci dobbiamo misurare con questo dato e vedremo che ci misureremo anche da un punto di vista economico con questo dato. Sicuramente l'indice di dispersione scolastica può anche essere un metodo per, come posso dire, controllare la qualità del sistema formativo, ma deve essere vista non per trovare l'errore. Questa è una cosa che non vogliamo che venga fatta con i nostri figli, non facciamo neanche noi. Noi dobbiamo partire da qua per trovare la soluzione e le risposte. Non ci serve niente dire ha sbagliato perché. Partiamo da qua per trovare la soluzione. È lo stesso approccio che noi chiediamo quando lavoriamo con i nostri ragazzi. Noi non sottolineiamo l'errore per dire hai sbagliato, ma partiamo da qui, capiamo l'errore, perché l'errore è un insegnamento. Lo dicevano anche le psicologhe, lo diceva anche la Montessori, che è così a caso, insomma. Andiamo avanti. Quindi, un punto essenziale che noi avremmo dovuto arrivare sotto il 10% della dispersione scolastica secondo la conferenza di Lisbona nel 2020. Non questo traguardo, a meno che non so, se mi hanno anche un dirigente scolastico, perché non, improvvisamente non, veramente non ci strutturiamo un sacco di cose, io credo che sarà molto difficile per il nostro paese arrivarci, però questo è un obiettivo. È un obiettivo perché? Perché dietro la dispersione scolastica, in realtà, ed è qua che vi voglio portare, ci sono tante cause. Una delle cause, ed ecco perché ci mettiamo qua dentro, potrebbe essere anche l'assenza di individuazione di disturbi specifici, che non vuol dire che noi siamo con 17,5, non è questo. Però lì dentro ci stanno anche i nostri ragazzi. Io ve lo dico da presidente della sezione, sempre di più quando i ragazzi crescono, quindi figli degli associati con cui ho a che fare, purtroppo non vuole andare a scuola, se non vuole arrivare all'obbligo scolastico, vuole cambiare scuola, non ce la fa. Questa è una realtà anche a Modena, quindi è evidente che i ragazzi con disturbo specifico dell'apprendimento sono soggetti a rischio, non dico più a rischio, ma sicuramente a rischio. Sono a rischio perché probabilmente, ancora una volta, il nostro sistema in generale ha delle difficoltà, queste difficoltà per loro diventano molto più pesanti da superare. E ovviamente chi si trova in questa condizione è una persona che ha avuto ripetuti fallimenti sul piano del rendimento. Io adesso qua vado veloce perché l'hanno già fatti loro. Ha sicuramente maturato molta rabbia verso la scuola, ma queste sono cose che sento dire ai nostri ragazzi. Sono spesso depressi, hanno un senso di inadeguatezza. Queste sono tutte caratteristiche che nella crescita, se non adeguatamente accompagnati sui disturbi specifici dell'apprendimento, i nostri ragazzi sviluppano. Quindi il nostro problema, e il genitore che lì davanti in prima fila con me, non mi ricordo come si chiama, che era con me a Bologna, è una delle cose che ci siamo detti quando ci siamo rincontrati qua. Noi sabato scorso eravamo a Bologna al My Story. Il My Story è un evento che fanno il gruppo AI dei giovani, che sono i ragazzi dislessici che ormai sono diventati grandi, che hanno cominciato questo percorso più di 10 anni fa, e sono ragazzi che ce l'hanno fatta, perché è normale che loro abbiano un percorso di vita, cioè non è la normalità che questi ragazzi non arrivano al diploma e non arrivano all'università, è la normalità che ce la facciano. Però è così anormale che è diventato un evento. Cioè noi facciamo un evento perché, sentite, i ragazzi dislessici arrivano all'università. Incredibile, eppure è così. Questi ragazzi erano a Bologna e la cosa su cui abbiamo riflettuto tutti e due, che emergeva dalle loro relazioni, è che loro ce l'hanno fatta non perché hanno imparato le nozioni. Loro ce l'hanno fatta perché hanno trovato la motivazione, l'autonomia,
l'autostima. Cioè sono ragazzi che arrivano al successo perché sono stati accompagnati da un punto di vista psicologico e motivazionale ad arrivare dove possono assolutamente arrivare. Quindi prima ancora di essere aiutati nell'apprendere, in senso stretto, sono ragazzi che si sono motivati nel loro percorso di crescita. La scuola è chiaro che in questo è un compito importantissimo. Ha un compito importante perché quello sulla famiglia ve l'hanno già detto le psicologhe, e non ci torno, però i nostri ragazzi dentro la scuola ci passano tante ore della loro giornata. Quanti di voi sono insegnanti? Quindi i nostri ragazzi vivono dentro la scuola per tante ore, quindi non possiamo credere che la scuola non influenzi la loro giornata. Quindi nel processo di crescita, di motivazione, di autostima, di tutte queste cose, la famiglia deve fare la sua parte, e l'abbiamo visto, ma la scuola occupa un tempo molto importante. Oltretutto, spesso, soprattutto in una fascia di età, ci si identifica col successo scolastico. Cioè io sono bravo se sono bravo a scuola, come se la scuola fosse l'unico parametro con cui noi dobbiamo misurare il talento. Non è così, la scuola è importante, okay, ma il talento può venire, l'essere bravo non è legato solo al rendimento scolastico. Quindi la scuola è fondamentale, ha fatto, io credo negli ultimi anni, tanto sforzo per cambiare, questo va detto, perché comunque il fatto stesso di far entrare il digitale, chiamiamolo digitale, quindi tutto quello che è un po' le innovazioni tecnologiche, non è stato uno sforzo da poco, perché in realtà per gli insegnanti ha significato anche rimettersi in discussione, rivedere un attimino l'approccio didattico, ritornare un attimino a ragionare in maniera diversa. Quindi è chiaro che è uno sforzo. La scuola però è qualcosa di molto grande e di molto lento, quindi la scuola non è mai cambiata nella sua storia in maniera veloce, però questo è un cambiamento che c'è in atto. Io devo dire che lo vedo. Non è perfetto, lo dico perché molta gente dice, ma sì, cambiano, però la scuola di italiano, no? Ma sono quello di matematica. Okay. La scuola è fatta di persone, è fatta di tempi, però sta cambiando. Qual è il messaggio che vi do? La dobbiamo aiutare a far cambiare. Ecco qui perché viene la rete. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Altro verso si va più avanti. Allora, dobbiamo mettere pure fino alla parte della... Andiamo avanti. Ok, lo dobbiamo aiutare a far cambiare. Perché? Perché dobbiamo passare da un concetto di integrazione a un concetto di inclusione. E questo lo facciamo facendogli fare un passaggio oltre. Inclusione è un concetto pesante, no? Vuol dire che io non divido. Non integrare vuol dire che io metto dentro qualcosa di diverso a un sistema, lo considero diverso dentro a quel sistema. Includere vuol dire che io li considero tutti uguali. Ci viene in aiuto sicuramente la tecnologia, ci viene in aiuto tantissime cose, ma è un passaggio importante su cui noi dobbiamo essere molto preparati, perché come genitori e come rete dobbiamo lavorare. E come lo facciamo? Vediamo un po', andiamo un po' avanti, un po' più avanti. Come? Allora, noi come AIDA innanzitutto, qua vedete un po' di facce, c'è Adele, Lina Sassuolo, la Sonia Modena, Lina Macarpi, la Pamela. Allora, noi lo facciamo innanzitutto cercando di attivare la rete. La rete è fatta di comitati genitori, di persone che non sono comitati genitori ma che si mettono al servizio. Perché? Perché attraverso questa rete che noi stiamo cercando di costruire, andiamo avanti, riusciamo effettivamente a fare diverse cose. Ecco un po' di cose che noi facciamo e speriamo che queste cose servano anche alla scuola, anzi soprattutto alla scuola. Noi facciamo innanzitutto informazione e formazione. Quindi dove ci sono comitati genitori che lavorano in accordo, ovviamente, che riescono a lavorare bene, alcuni di questi riescono a fare veramente molto bene, noi
prestiamo la nostra opera come ID per fare informazione e formazione. Quindi possiamo essere al fianco della scuola e dentro la scuola insieme a loro, capendo con loro quali sono le loro esigenze. Aprendo gli sportelli di ascolto per le famiglie, ho sentito qualche esperienza di questo tipo, più o meno miste, queste sono cose molto importanti. La famiglia ha veramente bisogno di un sostegno, ho sentito anche una psicologa che ha parlato molto bene delle deleghe, la famiglia rimane un punto importante, però la famiglia va aiutata a capire questa problematica, perché non è facile, cioè il mio bambino finché andava all'asilo era bellino, carino, perfetto, mi ha detto che era molto bello, simpatico, vivace, sono andata elementari e non riesce a fare niente, non riesce a scrivere, non fa. Insomma, non è facile, questa cosa qua mina fortemente tante cose della relazione familiare e spesso apre anche molte crisi all'interno della famiglia. La famiglia ha bisogno comunque di trovare un punto di ascolto. Sei sempre troppo veloce. Dopodiché cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare quello che un po' oggi abbiamo sentito, cioè dobbiamo cercare di qualificare i progetti extrascolastici, perché la scuola da sola non occupa tutto il tempo del nostro ragazzo, noi spesso siamo a lavorare, questo va detto, le famiglie hanno cambiato molto la loro modalità, no? Quindi è chiaro che la qualifica pomeridiana è importante, io parlo di qualifica perché tutte le cose che vi hanno detto non sembrano semplici, ma dietro c'è un lavoro di persone competenti. I nostri ragazzi non hanno bisogno di ripetizioni. I nostri ragazzi, le ripetizioni è come prendere il docente della mattina e tornarlo a ripetere. I nostri ragazzi hanno bisogno di andare verso l'autonomia, l'autostima, la motivazione, e lo devono fare con tutte quelle cose che vi hanno fatto brillantemente vedere prima di me le professioniste. L'altra cosa è che i corsi di formazione servono anche ai genitori. Qua in sala ci sono dei genitori che fanno corsi di formazione per genitori dell'ID e dicono sì, perché voi pensate di sapere tutto, ma il psicologo e le psicoterapeute vi tirano fuori sempre qualcosa in più che voi non pensate di avere. Ma soprattutto il fatto di essere in un gruppo vi aiuta tantissimo, vi aiuta veramente a darvi la forza e la serenità, che è la cosa più importante, perché voi se no andate a casa e non trasmettete serenità ai vostri ragazzi. Quindi i vostri ragazzi vanno a scuola dove si disperano perché è una scuola, un posto dove loro non ci riescono a stare, vengono a casa e non hanno un ambiente sereno, quindi anche quello diventa un ambiente impossibile dove vivere. Quindi questi passaggi sono importanti per farli, ecco perché ci sono tanti soggetti. Andiamo avanti. Quindi a Seramazzoni, tra l'altro ragazzi dell'Alchimista aiutano il territorio di Seramazzoni, è stato aperto all'interno di un comitato genitori, un comitato specifico che si chiama Gruppo Anfada, quindi chi viene da quelle zone ha comunque questo riferimento per lavorare su questo territorio. Andiamo avanti. Su Modena c'è un comitato che si chiama Città e Scuola, che lavora sulle scuole medie fondamentalmente, con Sonia Corradi, anche loro all'interno fanno sportelli di ascolto e siamo in contatto, con un lavoro di rete, quello che fanno loro lo facciamo sempre insieme, ci confrontiamo su queste tematiche. Avanti ancora, a Mirandola c'è un'associazione, quindi qua siamo un po' fuori zona, quindi magari nessuno di voi è lì, però lì c'è un'associazione che tra l'altro si è attivata come un dopo-scuola specializzato sul territorio. Andiamo avanti ancora, la cosa più interessante di cui vi vorrei parlare è il progetto Scuole Aperte. Questo un secondo, ma questo se lo merita il dirigente che ci ha creduto. Scuola Aperta è un progetto che praticamente mette la scuola al centro del patto educativo con la comunità. Quindi questo dirigente ha fortemente creduto che il valore della rete fosse importante, ha aperto la sua scuola e dentro la sua scuola noi ci siamo tutti i pomeriggi. Ci siamo perché è un progetto che ha preso i comuni, ovviamente la scuola, l'ID, gli educatori del pomeriggio del comune, tra l'altro il CEI è qua e lì è anche formatore, e dentro a questo progetto c'è il mondo, i ragazzi finito l'orario scolastico ritornano nella scuola il pomeriggio che rimane aperta e fanno tante cose, musica, arte, disegno,
perché è quello che vi ho detto prima, non si può vivere la scuola solo sul talento della scuola, si deve vivere la scuola come un ambiente sociale, loro devono tornare a imparare quella che è il comportamento e la relazione sociale, ma non lo possono fare in un ambiente che devono stile, lo possono fare in un ambiente in cui si sentono tranquilli. Quindi con questo progetto la scuola si apre al pomeriggio e ovviamente all'interno di questo progetto facciamo gruppi di studio sui metodi che abbiamo detto prima, facciamo i gruppi delle tecnologie per insegnare gli strumenti compensativi, tra cui anche il computer, che non è la soluzione del vostro mondo, ma è uno dei tasselli che dovete mettere, e dove tra l'altro facciamo formazione anche ai genitori. Allora, io lo devo citare questo esempio perché è il dirigente che l'ha voluto, è lui che si è rimesso in discussione, ha messo insieme questa rete, e credetemi, l'ultimo giorno che abbiamo fatto lezione con i genitori sul kit Pro DSA, voi sapete che è il kit free, no? Quello che tutti i ragazzi possono utilizzare perché è gratuito, peraltro che le scuole lo utilizzano, perché è quello che l'assessore della regione vi consiglia. Erano più di 100 genitori in 4 classi dentro alla scuola, nei banchi dei figli, con i figli che facevano da tutor, una cosa meravigliosa, e gli insegnanti che insegnavano. Quindi io chiudo qua il mio intervento e la mia testimonianza è solo questa: la rete è l'unione delle competenze del singolo territorio. Qua non ci lavorano gli esperti che vengono dall'università, qua ci lavorano i docenti, le persone del territorio che hanno voglia e professionalità e che la rimettono in gioco. Io penso che da qua bisogna partire, costa poco, è semplice e mette insieme finalmente una comunità intera su un problema che, ripeto, non è solo un problema della dislessia, è un problema sociale. La dispersione scolastica è quella che ci costa un sacco di soldi a fine anno sul PIL. Delle cose da dire sono veramente tante, ci abbiamo alla conclusione con l'ultimo interessantissimo intervento. Parlerà il professore Giuseppe Rizza, dirigente scolastico di un istituto superiore per geometri, nonché docente all'Università di Trento. Il titolo del suo intervento è accattivante, Out of the Box, Scuola, Responsabilità e Integrità. Se vuole prendere, il professore vuole prendere. Sì. Grazie mille del suo intervento e anche della lampa strada che ha fatto per venire qua. Grazie a voi, grazie a Delle Valli per l'invito, agli organizzatori, è davvero un piacere essere qui con voi. Provo a spiegare perché Out of the Box, intanto perché sono l'unica quota blu in un tavolo rosso, quindi il titolo è stato qualche volta immaginato, no? Già la configurazione di questa relazione. No. Out of the Box perché significa letteralmente fuori dalla scatola, perché in qualche modo io non sono un tecnico, in precedenza un tecnico dell'argomento che avete considerato e così bene quest'oggi. Per cui il mio contributo vuole essere in qualche modo un po' diverso, un po' all'altro, no? Un contributo che cercherà in qualche modo di individuare, di segnalare alcuni nodi e rilanciarli, poi magari sviluppare anche una riflessione assieme. Sono stato qui fin dall'inizio quasi e mi pare importante dire che quello che è stato fatto e segnalato va verso, come dire, individua una traiettoria importante per il sistema, per il nostro sistema, per la società in cui ognuno di noi vive, ed è questo, è quello di un passaggio fatto step by step da una concezione, diciamo così, caratterizzata dalla negazione della diversità, della difficoltà, no? della specificità di un allievo, a una finalizzazione, a un orizzonte in cui si parli di inclusione. E mi pare che questo è stato detto. Ora, questo non è un passato facile, perché noi abbiamo avuto una storia che è caratterizzata da 3-4 tappe. La prima è la tappa della negazione,
leva per cui non si offriva nessuna educazione o istruzione o formazione. Dopodiché, dalla negazione si è passati a una fase successiva, no? Che è la fase in qualche modo dell'accettazione, no? Però quando si accetta malvolentieri, quindi se c'è qualcuno di noi che ha una specificità dell'apprendimento che si differenzia dagli altri in qualche modo, con l'accettazione si merita, si costruiscono delle formazioni, diciamo così, da segregazione, no? Le classi speciali, le scuole speciali. Poi c'è l'epoca dell'integrazione. L'epoca dell'integrazione significa che in qualche modo tu puoi continuare a far parte di un gruppo classe e vivere il tuo percorso a condizione che in qualche modo ci sia un insieme di supporti che ti permetta di sopravvivere in un contesto di quel tipo. No, questo fenomeno, questo paradigma dell'integrazione si è visto subito come debole, come quantomeno non rispettoso dei diritti dell'individuo. Per cui quello che emerge negli ultimi anni, che incoraggia tutti voi, come dire, a perseguire, è proprio questo nuovo modello, che è il modello dell'inclusione, in cui la conoscenza viene, porta a superare tutte queste barriere. Guardate che il passaggio non è banale, no, perché vivere una scuola dell'inclusione vuol dire dove a ognuno viene segnato e attribuito e riconosciuto pienamente il diritto ad essere quello che è. No, senza sé e senza mai. Questo deve essere un passaggio verso cui bisogna andare. Detto questo, voglio fare una domanda. Ecco, io vorrei adesso contribuire con una riflessione un po' più da sistema, se mi permettete, un po' per il ruolo, un po' per le passioni che accompagnano l'interesse culturale, gli interessi culturali che nutro. Ed è questa, la mia domanda è questa: a cosa serve la scuola? No, perché una delle cose che mi ha stupito molto oggi è come gli attori che hanno parlato, no? Sono quasi tutti, no, in qualche modo esterni al mondo scolastico. No, la scuola in qualche modo si evoca spesso la scuola, ma in qualche modo resta assente, no? resta quasi un attore distante, no? Molto problematico, ostile, rigido, no? E che in qualche modo, no, un po' bacchettone, no? Perché è pesantemente burocratizzato. A cosa serve la scuola? C'è ancora una speranza, no? C'è ancora una prospettiva per la nostra nazione, per il nostro sistema scolastico, per l'educazione, per il futuro dei nostri figli, e continuare a investire, no, in una vecchia papione come può essere quella che contiene la scuola? C'è ancora, no? Al di là degli slogan, no, che ci accompagnano in questi ultimi anni. Io volevo dire subito che secondo me sì, però per farlo occorre riconoscere subito quali sono gli ambiti di forte criticità, e ce ne sono alcuni che volevo segnalarvi. Intanto occorrerebbe partire da un'analisi molto schietta, e dire che negli ultimi anni la scuola ha subito, come dire, importanti cambiamenti, e questi cambiamenti sono di due tipi. Da un lato ci sono stati cambiamenti di tipo endogeno, cioè interni alla scuola stessa. La scuola adesso si parla, non so se avete sentito, il preside non è più preside di dirigente scolastico, la scuola è autonoma, si parla di autonomia scolastica, no? C'è l'innalzamento formale dell'obbligo, ma ci sono tutte, come dire, c'è una riorganizzazione continua del sistema scolastico, praticamente ogni ministro vuole fare una sua riforma, per cui siamo continuamente un cantiere che non chiude mai, siamo sempre. No, quindi ci sono dei cambiamenti endogeni che caratterizzano pesantemente la federazione. Dall'altro però ci sono anche dei cambiamenti, come dire, esterni, no? E che in qualche modo rendono la scuola un attore difficoltoso, che non riesce a stare a passo con i tempi. Penso alla globalizzazione, penso alla pluralità, no? Di tutti i tipi. La scuola ormai non si caratterizza più per essere una istituzione monoculturale, è un'istituzione che è estremamente plurale. Pensate alla digitalizzazione, no? Al fenomeno, al cambiamento tecnologico, no? All'impatto che ha nei confronti della scuola. Pensate anche alla crisi, no? Come essa si in qualche modo va a segnare le dinamiche in
interne, all'educazione, alla formazione e all'istruzione. Quindi in qualche modo questi cambiamenti hanno reso critica la stessa postura dell'istituzione scolastica della società di oggi. Siamo confusi, non riusciamo più a capire bene cosa sta succedendo attorno a noi e dentro le nostre mura. Non ci siamo più come storditi in questa babele di linguaggi, no? In questo circuito di informazioni che nessuno riesce più a controllare. Abbiamo perso il nostro paradigma, non abbiamo più il valore, no, di un tempo e non sappiamo dove andare a guardare. Allora, in uno scenario di questo tipo ci sono due le alternative. La prima è fare dispute da condominio, no? In qualche modo incominciare a preoccuparsi del dettaglio, non quello che sta succedendo. Io vivo costantemente nella scuola, ci sono ogni giorno praticamente, e noto che c'è ancora, da anni c'è chi magari da 20 anni si continua a lamentare per le stesse cose, no? Perché no, la prima ora non la vuole fare, no? In quella classe lì, perché la fotocopiatrice non funziona, c'è ancora e si parlano mesi, ore, no? Con queste cose. Oppure invece di continuare a fare dispute da condominio, perché non incominciamo a coltivare un pensiero strategico per la scuola, per la nazione, per il futuro delle generazioni che verranno? A me pare che questa mancanza di visione strategica sia la cosa più preoccupante, che un po' sono le cose che abbiamo visto mezz'ora fa, prima, no? Manca un po' questa attenzione. Allora, guardate, noi ci sono alcune tensioni, pensate un po' ad alcune tensioni tra merito ed uguaglianza, non sappiamo scegliere. E questo vale anche per chi è per gli SA, ma non so, ma cos'è che valorizziamo? Su cos'è che bisogna puntare? Vogliamo andare verso la meritocrazia, che è una parola bruttissima, no? Oppure vogliamo in qualche modo sostenere dinamiche, no, di pari opportunità, di uguaglianza, che vanno verso la valorizzazione dell'individuo? Tra cultura scolastica o cultura giovanile, cos'è che vogliamo preferire? No? Cos'è? Continuiamo a privilegiare i mass media, il gruppo dei pari, oppure vogliamo riportare al centro la famiglia? No, anche qui sono scelte di fondo su cui occorre investire, no? Poi guardate quello che sta succedendo, si stanno stretolando le alleanze su cui per anni ha mantenuto in piedi il sistema della nostra nazione. Quindi, fino a qualche anno fa l'alleanza di fondo era tra gli insegnanti e i genitori, c'era un patto, no, che in qualche modo connetteva queste due figure. Adesso questa alleanza non esiste più, per vari motivi, spesso per colpa degli insegnanti e della scuola stessa, ma oggi il sodalizio, no, che in qualche modo crea una sorpresa in tutti noi, è un sodalizio fortissimo tra genitori e studenti contro gli insegnanti, contro il sistema scolastico. Io lo noto, no, nel tasso di conflittualità che giorno dopo giorno accompagna il nostro vivere. Ci sono sintomi quindi molto forti di un disagio importante che in qualche modo caratterizza l'intero sistema di tutta la scuola del nostro paese. Da un lato, poi guardate, ecco, una delle criticità più forti, occorre dirla, pensiamo agli insegnanti, no? Questa categoria maltrattata, ma davvero in crisi. E se non si passa attraverso un rinnovamento, una riforma, no, della concezione professionale di questa figura, poco si potrà fare per il nostro sistema. L'autorità degli insegnanti oggi è ridotta al minimo, no? In qualche modo non hanno più autorevolezza, non sono considerati nient'altro che lassisti, incapaci di far rispettare le regole, non riescono più a porsi come guida per lo sviluppo, per l'autonomia, per sollecitare il pensiero critico, sono davvero in difficoltà. Poi sono demotivati, hanno un senso di inadeguatezza molto forte, no? In parte confermata da vari segnali che la società civile continua a lanciare. Questo è il quadro è quello che
caratterizza un vero e proprio deficit, uso il termine con rigore, deficit di legittimità dell'istituzione scolastica. La scuola oggi è segnata da un deficit di legittimità, non ha più la legittimità, cioè vuol dire che c'è una dissonanza percepita fortissima tra il compito istituzionale che le è attribuito e riconosciuto e le cose che realmente riesce a realizzare. E questa dissonanza è fortissima e procura, come dire, malessere e in qualche modo va a toccare il benessere della nazione stessa. Questo deficit si articola in quattro aspetti. Il primo è un deficit di legittimità che riguarda in qualche modo la partecipazione. I giovani, i nostri studenti, non solo i miei, chiedono agli insegnanti, alla scuola, ai genitori partecipazione e convincimento, cioè vorrebbero stare di fronte a figure che credano nei valori che pronunciano, no? Che siano coerenti, no, con le cose che insegnano, gente più appassionata, no? Che siano in grado di ascoltare, che siano in grado di percepire e cogliere quali siano i bisogni reali. Primo deficit, un deficit di partecipazione, è un segnale forte. Secondo, e quello che abbiamo sentito già prima, c'è molta demotivazione da parte degli studenti. Ora, non soltanto da chi è in difficoltà, da chi ha difficoltà nell'apprendimento, qualche disturbo di qualche tipo, no? Ma c'è in qualche modo gli insegnanti, il sistema scolastico è percepito sempre come meno coinvolgente, no? E la domanda fondamentale è come possiamo motivare allo studio i nostri figli, i nostri studenti.